È la 1024esima volta che valdostani, espositori, artigiani o semplici visitatori da tutta Italia e da tutta Europa vengono qua, nel centro di Aosta, per vedere la millenaria, la nostra fiera dell'artigianato. Marisol Brunodè, i galletti sono sempre un soggetto bello da rappresentare e anche da esporre. Sì, il galletto rimane da sempre il simbolo della fiera, quindi insomma non può mancare, anche insomma chi visita la fiera un galletto lo porta sempre a casa come ricordo della giornata della fiera, quindi insomma. Immagino una passione, da dove sia nata la voglia di intagliare il legno? E allora io nasco da una famiglia di scultori, di tornitori, quindi a vedere mio papà insomma da suo nonno, il bisnonno, è una tradizione che oramai va avanti da sempre e quindi niente, sono appassionata a questa attività e durante l'anno quando ho un po' di tempo mi metto, faccio un galletto in modo da arrivare a gennaio alla Fiera di Sant'Orso a avere un po' un minimo di banchetto, ecco. Che misura? Io sto Sebastiano Ion, da dove arriva? Dal mio laboratorio a Pont Saint-Martin. Come mai la scelta pietra anziché legno? Io la pietra lavoro da quasi 30 anni, quindi è naturale che vado a lavorare la pietra. Lavoro sia uno che legno, e l'altro in realtà. Lavoro sia la pietra che il legno. La differenza? Il legno cerca più ispirazione, più tenerezza, la pietra? Ma no, in realtà sono tutte e due simili e diversi, nel senso sono due tecniche di lavorazione diverse, però una volta che viene scolpito, una volta finita tutta, che si arriva alla fine dell'opera, rimane una cosa unica, quindi non cambia se è pietra o legno. Questa pietra è a chilometri zero? Chilometri zero, sì, questa sì, arrivano dalle vallate vicino dove abito io. Quindi si va a raccogliere durante l'anno e poi si lavora d'inverno? Sì, si lavora d'inverno, d'estate, d'autunno, si lavora sempre, sì, certo. Bellissimo, complimenti. Siete che una buca che se lo mette al collo pesa un casino, però un po', ma per loro no. Una capanna. Madonna. Gian Giuseppe Barmas, edizione della fiera alla quale partecipa? Ai, sono tante, non so se dirlo, sono già 46 fiere, sono tante. Bene, noi le chiediamo, un'opera così bella, da cosa nasce? Da una visione o dal legno al quale puoi cominciare a togliere pezzi? Allora, un'opera così nasce forse anche in un momento un po' particolare della mia vita, nasce con una richiesta, con una gentile richiesta, e disegnata proprio da me, così buttata giù con un disegno mio personale. Quanto tempo le ha richiesto? Il tempo è lungo, dire quanto tempo non saprei neanche, perché non quantifico, perché io preparo la fiera durante l'arco dell'anno e imposto il lavoro, poi magari
smetto per un po' di giorni su quel lavoro lì, faccio altre cose prenotate, ok, e allora il tempo diventa difficile quantificare. Ci sono dei momenti in cui viene voglia di lasciar stare o dire ho sbagliato, rifaccio tutto? Ci sono tanti momenti che viene voglia di dire chi me lo fa fare tribulare così, ma tanti. E vedere negli occhi le persone che ammirano la sua opera? Ma ecco, il risultato bello è proprio quello lì, vedere la gente che ama, che si commuove, che vede, il bello piace, ecco, è bello vedere l'emozione della gente che ama le sculture, è la cosa più bella. Marco Ronco, dopo quanti anni siamo alla fiera a vedere tutte queste persone? Dal 2000, mi sembra di ricordare. E quest'anno, quando hai scelto cosa esporre? All'ultimo finisce la fiera e si decide già cosa fare il prossimo anno? Che domande che mi fai? No, non ho portato nulla di nuovo praticamente, non sono stato molto produttivo. E gli alberi da dove? Gli alberi sono miei, li ho fatti per Natale, per casa mia, però ne ho fatti troppi e allora ho pensato che di portarne qualcuno in fiera. Il legno, la laboratorialità delle mani, per una persona che insegna, è una cosa che si può tramandare, che possiamo trasmettere alle nuove generazioni? Ma certo che si può insegnare, anche mio figlio aveva iniziato, quindi si può educare, anzi il giovane va comunque invitato a fare qualcosa con le mani, il lavoro manuale è bellissimo. E chi è stato il tuo punto di riferimento? Un nonno, un papà, uno zio? Beh, il mio punto di riferimento è purtroppo mancato da pochi giorni. Era Chiurato, e con questo lo pensiamo e lo salutiamo. Mi fa molto piacere che tu me l'abbia chiesto, ed è stato un grande maestro. Faccio poi un selfie così. Sì, mentre ci Siamo al banco di Cristina Benetton, emerge subito un certo stile, una certa cura della presentazione del legno, oltre alla rappresentazione delle figure. Qual è la sensibilità di una donna sul legno? Praticamente mi piace lavorare il legno, mi piacciono i profumi, e mi rilassa, mi toglie tanto stress e mi piace creare le cose con l'innovazione ma con la tradizione alle spalle, ecco. E soprattutto dare vita di nuovo a certe cose, certi oggetti, tipo i vecchi cerchi delle botti, e oppure creare un orologio con la sagoma del Monte Bianco mettendogli il LED dietro per dargli anche ambiente, oppure i classici portapan che c'erano una volta da utilizzare sia per il pane essiccato che eventualmente con l'innovazione mettere come serviette da bagno, queste cose qua. E i soggetti cambiano di anno in anno o abbiamo dei punti fermi? No, cambiano di anno in anno, ho iniziato molto con gli animali e poi sono passata a recuperare appunto con lavorare molto gli orologi. E sempre tema animale, anche le casette per, diciamo, in inverno dare da mangiare appunto agli uccellini. Con Alberto Levi, presidente dell'Associazione Italiana Sommelier Valle d'Aosta. La prima domanda che ci viene è: qual è il vino da abbinare a una fiera millenaria come la Foire?
Intanto buongiorno e grazie mille per il momento. Ma sicuramente un bel torrete superiore, quindi rimaniamo nella tradizione valdostana, e se fosse un bianco, un appetito arvino. E invece l'immagine dell'artigiano nel suo laboratorio, che cosa si vede? Cosa possiamo vedere di vino che accompagna la scultura? Durante la scultura immagino che sia preferibile non abusare, non bere troppo, perché altrimenti già un lavoro di precisione è molto difficile, però un bel vino da meditazione io mi immagino, insomma qualcosa anche di dolce, un bel passito valdostano, un Mosca de Chambave Flutri oppure un Pierrot, un vino di Petit Rouge passito rosso, va benissimo. Luciano Regazzoni. Beh, quest'anno sono 30 anni di fiera, quindi direi un buon traguardo. Riuscirà a farsi il giro con i suoi colleghi, a vedere le opere anche dei suoi colleghi? Sì, certo, come da tradizione tutti gli anni io prima dell'apertura dell'atelier faccio quindi la parte che dall'Arco d'Augusto salendo mattinata, e poi nel pomeriggio andrò a vedere parecchi amici e anche tutti i partecipanti del corso di scultura di Finis. Come sono evoluti in questi 30 anni i lavori di voi artigiani? Ma sicuramente in questi 30 anni c'è stata una grande evoluzione per quello che riguarda la scultura, sia come forme, come personaggi, e anche nella parte colore, quindi c'è stata l'innovazione nel colore. L'ispirazione dei suoi lavori è stagionale, diciamo, ci sono dei temi che ripropone in continuità? No, rimango sempre legato ai miei personaggi, che sono quindi personaggi, il personaggio medievale, legato quindi a questa colorazione a losanghe che riprende il cortile, il castello di Fenice, quindi il castello del mio paese. Siamo sulle chaise longue di Sergio Borbei, davanti a noi la Becca di Nona, che tu hai già salito varie volte, ma tra la montagna e il legno qual è il punto d'unione? Forse avere la possibilità di fare tutte e due, nel senso riuscire a scalare o comunque fare corsa in montagna e riuscire a dare una forma a un semplice pezzo di legno, ovviamente nel limite delle mie possibilità, non è niente di importante come i grandi scultori, è una cosa che mi dà soddisfazione, per cui è una cosa che mi fa molto piacere. Legno rimane la tua opera, magari in montagna invece rimane il ricordo, ma quando l'idea si sposa con la realizzazione, ovvero prima si pensa a cosa realizzare in legno e poi lo realizzi, o è più il legno che ti ispira e da lì gli dai forma? Normalmente quando mi chiedono per fare una cornice per un quadro, gli chiedo addirittura di fotografare l'ambiente in cui lo vogliono posizionare, per poi cercare di dargli una forma e cercare di, in base al legno che trovo, cerco di immaginare un po' l'ambiente. Qual è il tuo legno preferito? È sicuramente il noce, che è molto colorato, con molte venature, e è la cosa principale. Legno pregiato, per cui mi piace lavorarlo. Siamo con Bobo Pernetta. Bobo, la Fiera di Sant'Orso è il momento, lo zenith dell'artigiano. Sì, per coloro che vivono in funzione della fiera, io però tutti i giorni mi coniugo con il lavoro, entrando nel mio piccolo laboratorio. La fiera è un momento imprescindibile nell'attività mia e di ciascun artigiano, ma io, come ti ripeto, scusa, col legno mi impasto ogni giorno. Qui è il momento nel quale colloqui
con tutti coloro che hanno piacere di spendere delle parole con te e di conoscere un pochino di più la tua attività qui alla fiera, intendo. Il legno è... cos'è questo per te, sconosciuto. Bobo? Il legno, questo sconosciuto. Esatto, e io poi lascio i puntini e continui. Perché? Perché io sono uno scultore, tra virgolette, un artigiano eretico, nel senso che io non tolgo, non scolpisco, non scavo, non tolgo il di più, ma prendo e assemblo i legni incollandoli a fronte di un disegno accurato, ci mancherebbe, non è casuale. Ma io ho un processo inverso rispetto a quello che attuano tutti gli artigiani alla fiera. È possibile sfruttare nei diversi punti rossoneri piatti preparati con i prodotti di eccellenza. Tanti anche i ragazzi che vengono a vedere la fiera, insomma, dispiace per aver perso la scuola o è bello vedere tutta questa gente in giro per Aosta? Sì, è molto bello perché sei in mezzo alla gente e vedi nuove persone. Sofia, a te mi è venuta voglia di fare dei lavoretti in legno, di scolpire qualcosa? Sì, perché ho un amico a Osenna, una fabbrica di legno, e quindi quando la vedo delle volte mi viene voglia di scolpire. Commemorative Council in Via Rivitel 1.